abituati a parlare di vini, siamo abituati a parlare di degustazioni di vini, delle caratteristiche, peculiarità e anche degli abbinamenti. Bene, oggi invece parleremo di un'altra cosa da abbinare, si tratta dell'acqua. Esistono gli idrosommelier e allora oggi ve ne presentiamo subito uno. Lui è Stefano Ledda, benvenuto. Buonasera, buonasera. Passione idrosommelier. Amante della buona cucina, amante dei buoni vini, una curiosità per le acque minerali, una curiosità che ha avuto una risposta un paio di anni fa quando sono entrato in contatto con un'associazione degustatori di acque minerali, l'ADAM, e praticamente ho seguito dei corsi di primo, secondo e terzo livello fino ad acquisire un diploma di idrosommelier. Allora, vi faccio vedere una cosa per capire anche la portata della puntata. Questa qui, in particolare, è una carta delle acque, ovvero ci sono tutti gli esempi, e qua sono anche elencate tutte le acque minerali esistenti sul mercato, che vengono abbinate per antipasti, verdure, carne, pesce e anche dolci. È una vera e propria disciplina. E allora noi ci facciamo spiegare quali sono intanto i rudimenti per chi vuole iniziare a vedere se è possibile trovare differenza tra un'acqua e l'altra. Sicuramente. Allora, cominciamo con il dire che innanzitutto dobbiamo parlare appunto di acque minerali e non di acqua minerale. Acque minerali perché le acque minerali sono tante, come abbiamo visto dalla carta che abbiamo qui, ne sono state censite circa 300. Ogni acqua ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Che cos'è che contraddistingue un'acqua dall'altra? È il cosiddetto residuo fisso, che sarebbe la presenza di sali a 180 gradi. Dopodiché ancora l'acqua viene distinta dal pH e dall'anidride carbonica. Ecco, questi tre elementi fanno sì che, secondo come sono dosati, un'acqua può essere appropriata o meno ad un determinato cibo e possa essere accompagnata ad un determinato vino. Quindi diciamo subito che l'acqua minerale, anzi le acque minerali, sono riconosciute dal Ministero della Salute e sono quelle acque che dopo aver fatto un percorso sotterraneo e quindi dopo essersi arricchite di sali minerali acquisiscono praticamente una particolarità tale che le rendono benefiche per la salute. Dico questo perché? Perché si potrebbe cadere in errore, nel senso che si può pensare che tutte le acque sono acque minerali. Assolutamente no. Faccio un esempio per tutti: l'acqua di sorgente, benché acqua potabile, non è assolutamente un'acqua minerale. Detto questo, cominciamo subito con il dire che io mi sono permesso di portare una bottiglia che ho cercato il più possibile di rendere anonima, non so se ci sono riuscito, spero di sì. Detto questo, cominciamo subito con il dire che una cosa importante delle acque minerali è il contenitore. Fino agli anni 80 il consumo delle acque minerali era piuttosto contenuto, quindi i contenitori erano esclusivamente in vetro. Sicuramente il vetro è il miglior contenitore per i cibi, non solo per le acque minerali. Dagli anni 80, vuoi per moda, vuoi perché probabilmente l'acqua di rubinetto ha cominciato a destare qualche sospetto, c'è stata una vendita, una commercializzazione esponenziale delle acque minerali e si è passata alla plastica, si è passati quindi al PVC. PVC non riciclabile, e questo vuol dire, immaginiamo, milioni di bottiglie consumate al giorno che vengono disperse nell'ambiente. Questo ha arrecato notevoli problemi. Negli ultimi anni si è passata ad un'altra materia plastica che è il PET, e questa appunto è una bottiglia di PET. L'importante del PET è che è riciclabile al 100%, quindi praticamente sostituisce le problematiche del PVC, non è proprio vetro, quindi non ha le qualità del vetro, ma nello stesso tempo può essere accettato come materiale per un contenitore. Consigliabile che questo, il contenitore, sia colorato e non trasparente, e consigliabile che sia praticamente piuttosto consistente e non particolarmente leggero. Questo perché? Perché può accadere che in caso contrario le qualità, le molecole della plastica possono in qualche modo andare ad influenzare o andare a trasferirsi in quelle dell'acqua.
Cerchiamo di dare qualche caratteristica proprio per chi non ne capisce niente. Abbiamo detto si possono abbinare le acque per le differenti portate. Allora, per chi insomma volesse fare questa prova a casa, si possono dare delle caratteristiche tra antipasti, carne, pesci, primi e qual è l'acqua da abbinare? Sicurissimamente. Allora, prendiamo una bottiglia di acqua minerale. Nell'acqua minerale, tra le qualità, c'è un'etichetta, l'etichetta ci racconta la storia dell'acqua minerale. Qui sappiamo, questa è un'acqua minerale, io l'ho coperto, proviene dalla regione Lombardia, sappiamo tutto di quest'acqua minerale, tra cui andiamo a vedere c'è anche il quantitativo di residuo fisso. Quantitativo di residuo fisso che in questo caso è 900-915. Allora, il quantitativo fisso, abbiamo detto prima, praticamente caratterizza la presenza di sali minerali e quindi caratterizza un pochettino il sapore dell'acqua. Per quanto riguarda il residuo fisso, è stata fatta una scala. Uno 0, c'è 0, da 0 a 50 abbiamo un'acqua minerale leggermente mineralizzata. Da 50 a 500 abbiamo un'acqua minerale oligominerale. Da 500 a 1500 mediamente mineralizzata, oltre 1500 abbiamo un'acqua minerale altamente mineralizzata. Questa è un'acqua di 915, quindi è un'acqua mediamente mineralizzata. Se andiamo a vedere, oltre al residuo fisso, andiamo a vedere praticamente il contenuto di quest'acqua, vediamo che è un'acqua ricca di solfati, bicarbonati ed anche un'acqua di magnesio. Allora, cominciamo con il dire che l'idrosommelier inizia un attimino la sua attività, la sua professione dall'analisi chimica. Quindi partiamo praticamente dallo studio dell'etichetta, che è quello che dovrebbe fare ogni consumatore prima di acquistare un'acqua, andare a vedere praticamente le caratteristiche di quest'acqua. Una volta che noi conosciamo le caratteristiche di quest'acqua, quindi abbiamo individuato di che cosa quest'acqua è ricca, possiamo in qualche modo cominciare un po' a fare un abbinamento. Allora, quest'acqua abbiamo detto che è un'acqua mediamente mineralizzata, è un'acqua ricca di solfati, bicarbonati e praticamente di magnesio. Allora, il magnesio è sul tendente all'amaro, se vuole possiamo anche aprirla l'acqua così la possiamo anche vedere. Ci stava raccontando anche che poi il calice è importante. Il calice è importante, allora in questo caso parliamo di un'acqua addizionata. Allora, innanzitutto non si parla di acqua naturale e frizzante, ma il termine sarebbe acqua piatta, perché tutte le acque sono naturali, quindi acqua piatta e acqua addizionata. In questo caso parliamo di un'acqua addizionata, quindi un'acqua aggiunta con anidride carbonica. Come per il vino, anche l'acqua deve avere la sua temperatura. Per quanto riguarda un'acqua addizionata, la temperatura dovrebbe oscillare dagli 8 ai 10 gradi. Il vino, per un'acqua addizionata, è preferibile un bicchiere, come così per il vino, un bicchiere a calice. Perché? Perché nel momento in cui... Ecco, innanzitutto possiamo subito vedere, cominciare a fare anche un esame di quest'acqua praticamente, vediamo che è un'acqua trasparente. Il bicchiere, se noi il calice ci dà la possibilità di non entrare praticamente a contatto con l'acqua e quindi di non riscaldarla, quindi l'acqua può tranquillamente mantenere una temperatura intorno agli 8-10 gradi. Discorso diverso invece in caso di acqua piatta, che va consumata ad una temperatura più elevata, intorno ai 12-14 gradi. Quindi per un'acqua piatta possiamo tranquillamente utilizzare un bicchiere largo, basso, anche perché la beviamo anche per dissetarci, quindi passiamo dei sorsi più grandi. Detto questo, passiamo praticamente alle caratteristiche di quest'acqua. Quindi abbiamo detto che è un'acqua che ha bicarbonato, è un'acqua che ha del sale, è un'acqua con un residuo fisso piuttosto alto. L'esperienza a questo punto ci insegna che bisognerebbe provarla con un piatto, che un'acqua con queste caratteristiche la possiamo abbinare ad esempio ad una carne rossa, la possiamo abbinare ad una grigliata di carne e la possiamo anche abbinare ad un pesce al forno, quindi praticamente a delle pietanze piuttosto importanti e strutturate in una certa maniera. Al contrario, se noi andassimo praticamente a provare quest'acqua con questo residuo fisso e queste caratteristiche con un'insalata di mare, ci accorgiamo subito che qualcosa non va, perché coprirebbe un po'. Esatto, è un'acqua che andrebbe a cozzare con il piatto che stiamo assaporando. Diciamo quindi che su un'insalata di mare, ecco, prendiamo
il contrario di quello che avevamo detto prima, quindi carne rossa e insalata di mare, sull'insalata di mare, quindi un piatto molto delicato, noi potremmo andare a mettere un'acqua con un residuo fisso massimo intorno ai 200, quindi un'acqua molto leggera, va bene anche un'acqua piatta, non necessariamente un'acqua addizionata. Perché? Perché la presenza di bicarbonato ed in questo caso di anidride carbonica aiuta la digestione, quindi digerire una carne l'acqua in questo modo potrebbe comunque aiutare. Per quanto riguarda invece un antipasto di mare, il problema non si pone. Per essere ancora più chiaro vorrei fare anche un passaggio con un dolce, che è ancora una cosa ancora più complicato. Allora, per quanto riguarda il dolce, noi abbiniamo al dolce un vino dolce, generalmente. Benissimo. Con l'acqua dovremmo cercare di fare lo stesso ragionamento. Quindi avremo bisogno di un'acqua particolarmente delicata, particolarmente leggera, quindi scendere ulteriormente di residuo fisso, andare intorno ai 100, ad esempio. Nello stesso tempo un'acqua ricca di calcio, perché appunto il calcio dà quel sapore dolciastro e quindi avremo praticamente un corrispettivo del vino. Adesso abbiamo fatto insomma un po' un quadro. In Italia e soprattutto fuori dall'Italia, forse succede di più, in Italia stanno sorgendo degli acquastore e dei water bar, sì, nelle grandi città. Ecco, questo ha in qualche modo un significato come cambiamento di abitudini, come attenzione a quello che si mangia? Può entrare anche nel territorio? No, perché no? Sicuramente sì. Diciamo che per quanto riguarda l'acqua, forse perché siamo abituati a vivere con l'acqua, quindi non abbiamo mai dato all'acqua quell'importanza che merita. In altre nazioni, ma adesso sta prendendo piede anche in Italia, ci sono praticamente i water bar dove è possibile degustare i vari tipi di acqua e anche lì ti insegnano a degustarla con determinati tipi, con determinate pietanze, con determinati alimenti. Io ritengo che sia un bel salto di qualità. Perché sicuramente è importante, ma anche in casa, non solo il ristorante, è importante anche in casa, per esempio una cena in famiglia, una cena con gli amici, è anche importante poter degustare insieme ad un buon piatto, insieme ad un buon vino, un'acqua appropriata. E un'acqua appropriata ovviamente non vuol dire aumentare di prezzo, cioè vuol dire semplicemente con lo stesso prezzo però adeguarla anche a quelli che sono le... Perfettamente. Allora, noi abbiamo avuto poco tempo per parlarne, però magari ne riparleremo anche cercando di vedere quello che può essere il tessuto, quello che può essere anche la risposta sul nostro territorio. Per ora, insomma, abbiamo provato a raccontare quella che è una novità, una cosa che si sta introducendo. In Abruzzo ancora non ci sono né dei water bar né degli acquastore, però intanto vediamo quella che potrebbe essere anche una novità. Qualcuno l'ha chiamata moda, poi vedremo insomma quando prende piede, perché le novità sono sempre viste come moda. Sicuramente. Poi vedremo. Noi nel frattempo ringraziamo tantissimo Stefano Ledda, che in realtà vuole sottolineare che è un avvocato, ma che ha questa vocazione e questa passione che l'ha portato a studiare e diventare un idrosommelier. Perciò la ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Grazie a voi.